Intanto siamo in acqua con la prima serie, 400 si è libero maschili, esordienti al comando dopo due vasche di gara, passaggio ai 100 metri, 1.04 e 42 per Filippo Biasin dalla quarta corsia, lui portacolori della Idros Nuoto. Intanto presentiamo le atlete della quarta serie, 400 si è libero femminili, nuoterà in corsia 2 Cristi Kopfer, Mandelville Dolphins, in 3 Aurora Nosella Idros, in 4 Martina Marin stile libero, in 5 Rebecca Wallis Waterborn, in 6 Shaola Stefanuto rappresentativa Idros, in 7 Monica Pizzol Nottoli Nuoto 74, Alessandra De Poli rappresentativa Cittadella nuoterà in 8ª corsia. Tanto Filippo Biasin 35-54 i suoi terzi 50 metri, Riccardo Zannoni in seconda posizione 36-49 per lui i terzi 50 metri, al momento 4-46-18 il miglior tempo di Alberto Navarri, vincitore della seconda serie. Siamo già al passaggio dei 200 metri, a metà gara sempre Biasin al comando, 2.14.67, 2.19.01 Zannoni e poi in terza posizione Sciandro con 2.21.34. Filippo Biasin 35-33, Zannoni 36-99, Sciandro 37-04, questi gli atleti nelle prime tre posizioni con Biasin in quarta corsia, portacolori dunque dell'Idros Nuoto classe 2002, sta di fatto creando il vuoto dietro di sé quando si avvicina alla sesta virata, quella dei 300 metri di gara. Vediamo per lui questo tratto di 50 metri, 35-11, quando mancano due vasche alla conclusione. Cinque Biasin a caccia di un super tempo qui nella vasca di Treviso, dunque siamo nella prima serie, dunque si assegnano anche le medaglie per quanto riguarda lo stile libero esordienti al maschile, dietro di lui in seconda e terza posizione sempre Zannoni e Sciandro a contendersi le medaglie d'argento e di bronzo. Intanto andiamo a cogliere con un grande applauso il vincitore dei 400 stile libero esordienti a maschi, Filippo Biasin, 4.34.78, migliora sensibilmente il suo tempo di iscrizione, in seconda posizione sempre Riccardo Zannoni in terza corsia 4.46.66 e poi Victor Sciandro 4.47.35, ma dovrebbe essere Navarri ad aver nuotato un tempo migliore nella seconda serie. Attendiamo sempre la conferma da parte dei giudici per ufficializzare risultati e classifiche. Noi intanto siamo ai blocchi con la quarta serie 400 stile libero femminili.